Fine settimana di sangue sulle strade iblee. Due incidenti nella giornata di domenica. Fatale scontro tra due fratelli. Uno ha perso la vita. Nel pomeriggio morto un centauro sulla modica Scicli. Esercitazione regionale di protezione civile. In azione mezzi e volontari per simulare un intervento con disabili in situazione di emergenza. L'iniziativa si è svolta tra le stradine del centro di Comiso. La magia della musica. Grande successo per il concerto del giovane tenore ibleo Lorenzo Licitra. Tanti gli artisti sul palco del Teatro Tenda, parte dei fondi destinati alla ricerca scientifica. Una domenica bagnata dal sangue, due incidenti stradali con esito mortale a distanza di poche ore. Il primo è avvenuto alle prime luci dell'alba. Un fuoristrada si è scontrato frontalmente con un autocarro sulla strada 38 in territorio di Caltagirone alle 6 del mattino. La tragica fatalità ha voluto che i due mezzi fossero guidati dai due fratelli. La peggio è toccata al 41enne Vincenzo Iemolo, che viaggiava sul fuoristrada in direzione di Icchia Licodia Eubea. È rimasto illeso invece il fratello di 24 anni, mentre il passeggero del secondo mezzo, un marocchino di 47 anni, è stato ricoverato all'ospedale di Vittoria con una prognosi di 40 giorni. I due fratelli erano entrambi imprenditori agricoli, uno stava andando verso Catania e l'altro stava rientrando a casa. Intorno alle 18 l'altro tragico sinistro, un 57enne originario di Enna ma residente a Modica, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Modica a Scicli. Enrico Tudisco era in sella a una moto di grossa cilindrata, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta. Per tragica fatalità in quel momento sopraggiungeva un'auto che non ha potuto schivarlo. Una prova sul campo per uomini e mezzi della protezione civile, tra le stradine del centro storico di Comiso. L'esercitazione sulla gestione della disabilità in situazione di crisi ed emergenza è stata voluta dal centro servizi, volontariato e Etneo. Sì, è un altro dei momenti che servono per testare il sistema, è un momento che fa capire che solo attraverso un'adeguata preparazione si possono fronteggiare le eventuali emergenze. Vogliamo coinvolgere sempre di più la cittadinanza e oggi è coinvolta in diverse esercitazioni. Dobbiamo stravolgere il modo di pensare. Spesso si parla di protezione civile solo ad evento accaduto. Noi vogliamo trasformare questo tipo di mentalità e fare in modo che le persone assumano norme comportamentali adeguate e gli operatori sappiano sempre cosa devono fare allorquando necessiti. E il famoso chi deve fare cosa è la frase che sta alla base di tutta la protezione civile. Oggi è un momento assolutamente importante, ci sono parecchie associazioni di volontariato che sono impegnate, ma direi che sono impegnate tutte le componenti del sistema, vigili del fuoco, corpo forestale, mondo sanitario, operatori del comune, funzionari, dirigenti, tutti quanti stanno facendo la loro parte in modo estremamente brillante. Direttore, un paese che ha bisogno comunque di più prevenzione. Sì, ci vuole la prevenzione, sta alla base di tutto. Io però mi occupo di protezione civile, quindi mi occupo del rischio e non del dissesto. Sono due concetti diversi, spesso si fa confusione. Il dissesto attiene a quelle che sono le opere infrastrutturali, la protezione civile si occupa essenzialmente di difesa passiva, cioè a dire di tutto ciò che serve fin tanto che non viene realizzata l'opera infrastrutturale, perché il cittadino ha bisogno di essere informato e ha bisogno che vengano definite tutte quelle azioni necessarie fin tanto che l'opera infrastrutturale non viene realizzata, quindi significa che quando viene messo un avviso di criticità al cittadino deve essere fatto conoscere quello che è il potenziale rischio del territorio che abita. Siamo molto orgogliosi perché quello che sta accadendo oggi a Comiso è un progetto pilota, il fatto che stia accadendo qui, il fatto che riguardi le persone un po' più svantaggiate ci inorgoglisce molto per questo duplice aspetto, perché dal punto di vista complessivo, non so se avete visto fuori, abbiamo organizzato qualcosa di veramente straordinario con il concerto e la collaborazione di tutti. E ora nei fatti stiamo
stiamo provvedendo ad agire come se in effetti fosse accaduta qualcosa, e quindi si sta provvedendo a andare a recuperare presso le loro case queste persone diversamente abili. Stiamo rilevando anche alcuni punti di criticità che ci stanno consentendo di affinare la macchina organizzativa che è stata messa in moto già da diversi giorni. E ogni criticità indubbiamente è positiva finché parliamo di esercitazione, al fine di poter migliorarci e migliorare la risposta che le istituzioni e il mondo del volontariato debbono dare al territorio e quindi a tutta la cittadinanza nel momento in cui ci sia una situazione di crisi e di emergenza. Stiamo mettendo in moto la macchina che comprende sia esperti quali psicologi, medici, infermieri, abbiamo volontari che si occupano di vari settori, dal sociosanitario alla protezione civile. Indubbiamente c'è un vivo applauso da parte delle istituzioni perché stanno vedendo un'interessata partecipazione e preparata partecipazione a tutta l'attività esercitativa che in questi momenti è proprio nel vivo, nel clou dell'intera esercitazione. Assessore, una presenza turistica importante, il cosiddetto turismo fuori stagione in questi giorni di inizio autunno. Sì, è qualcosa di assolutamente importante e strategico per la nostra città. Se vuole e se vogliamo veramente investire sul turismo per fare sviluppo economico attraverso questa importante risorsa, in questi giorni sicuramente tanti, numerosi turisti scandinavi, ma occorrerà lavorare con gli operatori del settore perché questo diventi sempre di più un flusso costante per destagionalizzare le presenze turistiche nella nostra città e quindi consentire un'attività ordinaria anche nei mesi invernali che spesso sono più complicati. Quest'anno abbiamo ottenuto importanti risultati durante la stagione estiva. Abbiamo esteso alcuni servizi anche a tutto il mese di ottobre, quindi ancora in questi giorni per esempio troverete le chiese aperte grazie al protocollo con la diocesi. L'Infoturist ha fatto numeri importanti, soprattutto quello di Ibla, 7.000 contatti solo tra il mese di luglio e il mese di agosto, se considerate che quello di Piazza San Giovanni ne ha fatti 14.000, quindi la metà però dal mese di gennaio al mese di agosto, 54.000 presenze fino al mese di agosto nelle chiese aperte grazie al protocollo con la diocesi, una convenzione con la provincia regionale per appunto aprire l'infoturisti di Ragusa Ibla, il servizio radiotaxi che sarà attivo anche in inverno, quindi un servizio ulteriore per i turisti. Insomma, si sta cercando di completare tutta l'offerta turistica per consentire agli operatori di lavorare serenamente e ai turisti di visitare la nostra città anche in inverno. Politica, legalità e giustizia, riflessioni e prospettive, con la presenza al Teatro Donna Fugata a Ragusa Ibla del giudice Giuseppe Ayala e l'incontro di apertura dell'anno sociale 2014-2015 del Lions Club. Il giudice Ayala, che è un nostro carissimo amico, ha accettato questo invito di venire qua questa sera per parlarci proprio di questo argomento importante. E sappiamo benissimo Ayala quando è stato coinvolto nelle stragi di Palermo, quando sono stati assassinati i due giudici Falcone e Borsellino, il ruolo importante che ha avuto nella giustizia, e quindi stasera, assieme a questo tema, con altri argomenti, allargherà questo concetto sulla giustizia. Ma io ho avuto, diciamo, un'esperienza di vita al di là dei miei meriti, naturalmente, particolare, perché prima per molti anni ho fatto il magistrato, poi sono stato in Parlamento anche per molti anni, e questo mi ha consentito, penso, di poter fare delle riflessioni che possono essere utili agli altri su questo specifico problema. Noi assistiamo da troppi anni, forse, a uno scontro violento tra magistratura e politica sul tema della legalità, naturalmente, cosa che non accade in nessun altro paese europeo. Chiedo sempre all'Europa, dobbiamo guardare. E c'è una ragione, la ragione è questa, che viviamo in un paese, senza rendercene conto forse fino in fondo, che è caratterizzato da un tasso di illegalità sconosciuto in qualunque altro paese europeo, cioè molto più alto.
Gli altri paesi si organizzano con organismi di controllo preventivi, cioè evitano in qualche maniera che l'illegalità diventi tale, e ci riescono in buona misura. Quindi alla magistratura, diciamo, viene riservato un ruolo quasi residuale. In Italia invece i controlli preventivi non funzionano. Per cui l'unico baluardo, se vogliamo usare questo termine, che in qualche maniera cerca di arginare l'illegalità è quello della magistratura. È ovvio che lo scontro con la politica, non tutta si intende, ma con quella parte che in qualche maniera ha a che fare con l'illegalità, è uno scontro dal quale non usciamo fuori fin tanto in quanto anche noi non ci organizzeremo con organismi di controllo preventivo. Un esempio facile legato ai tempi più recenti è la costituzione di questa Authority contro la corruzione affidata al collega Cantone, che è un giovane collega molto bravo. Speriamo che gli diano i mezzi e gli strumenti adeguati, e lì potremo vedere quanto è più utile al recupero di legalità un intervento preventivo e non aspettare che si consumino i reati e poi la magistratura, con la fatica del caso, deve fare il suo dovere. Non possiamo continuare a delegare soltanto alla magistratura il contrasto alla legalità, questo è il tema di fondo. L'Archeo Club d'Italia e il Museo Regionale di Camarina saranno presenti alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum dal 30 di ottobre al 2 novembre per promuovere il Museo di Camarina e la Mostra Internazionale di Archeologia che si terrà al Museo di Camarina sul tema naufragi. Il Museo di Camarina sarà promosso nello stand nazionale dell'Archeo Club d'Italia. Sì, dopo l'ultima iniziativa che abbiamo concluso domenica scorsa con la visita archeologica presso il sito della Basilica di San Foca a Priolo e dell'Ipogeo di Mano Mozza, adesso ci apprestiamo con il dottore Di Stefano ad andare a Paestum per la BMTA di Paestum, la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Bene, anche l'anno scorso abbiamo fatto questa esperienza ed è stata veramente eccezionale. Adesso vogliamo ripeterla perché è veramente un fatto straordinario che rappresentiamo noi dell'Archeo Club, rappresentiamo la nostra città, la nostra provincia. Ma a questo punto devo dire che quello che sono le istituzioni e l'associazione culturale vengono messe insieme, ci mettiamo insieme per poter rappresentare la nostra città e il Museo di Camarina principalmente alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Ci sarà alla fine di dicembre ci sarà la venuta di un eccezionale reperto archeologico, un sarcofago del IV secolo, e sarà ospite, questo sarcofago, se possiamo così dire, sarà ospite presso il nostro Museo di Camarina. Ebbene, con il dottore Di Stefano, che sarà nostro ospite a sua volta nello stand dell'Archeo Club d'Italia di Paestum, faremo tutto ciò che è necessario per pubblicizzare questo grande evento. Naturalmente l'evento sarà pubblicizzato a prescindere dal fatto che sia un evento archeologico, ma anche un evento estremamente culturale, e la cultura si associa a quello che è il momento del turismo, il momento dello scambio culturale. Ma questo evento è importante a livello internazionale e il Museo Regionale di Camarina è quasi un habitué in questo evento, per cui anche quest'anno si ripeterà la possibilità di essere in questo evento, e lo faremo con, come già abbiamo fatto lo scorso anno, con l'Archeo Club di Ragusa, la cui sinergia è assoluta e totale, e direi di più che quest'anno il Museo di Camarina sarà ospite del padiglione dell'Archeo Club nazionale. Quindi diciamo che questa sinergia, che in sede locale è stata particolarmente attenzionata e ha funzionato in questi ultimi anni, come dire, riceve una sorta di benedizione a livello nazionale. E questo ovviamente per il Museo di Camarina significa una visibilità, come dire, ancora più accentuata, proprio perché occuperemo degli spazi che saranno quelli che l'Archeo Club nazionale, grazie ovviamente all'intensa attività svolta da Enzo Piazzese di sollecitazioni, di attenzione eccetera, ecco, quell'attenzione che l'Archeo Club a livello nazionale in questa grande manifestazione, in questa grande kermesse occupa.
Lorenzo Licitra in concerto, un connubio fra le arti, oltre a bel canto e all'interpretazione eclettica di Licitra al suo repertorio, composto da brani popolari, lirici e musica leggera. Attori, cantanti e ballerini hanno fatto vivere al Ragusane delle ore di spensieratezza al Teatro Tenda per raccogliere dei fondi per la ricerca Teleton. Tra gli artisti presenti Carlo Cattano, Giovanni Cucuccio, Maurizio Diare, Alberto Fidone, Massimo Leggio, Peppe Tringali, Arianna Occhipinti, Giulia Casamichele, Alessia Licitra e Emanuele Curcio. Lo spettacolo ha come partner l'associazione Ragusane nel Mondo, con cui Licitra partirà alla volta di New York. Non è la prima volta che il giovane tenore si esibisce all'estero, infatti ha cantato ammaliando il pubblico a Filadelfia, Istanbul e Johannesburg. Lorenzo Licitra sta percorrendo una formazione graduale e faticosa dedicata alla musica, suo grande amore. Studia al Conservatorio Nicolini di Piacenza e alla Scala di Milano, oltre ad approfondire la propria tecnica con lezioni private con il maestro Carmelo Caruso, baritono di fama internazionale. Sì, una grande serata, hai detto bene, perché quando si organizzano delle manifestazioni con Lorenzo sono sempre di altissimo livello e di grandissima qualità. Poi c'è un organico dietro, un'orchestra formata da straordinari professionisti, quindi penso proprio che con la simpatia, la bravura e l'eleganza di Lorenzo passeremo veramente una bellissima serata. Come è strutturato l'evento? L'evento è strutturato semplicemente regalandoci noi musicisti, regalando al pubblico il grandissimo talento di Lorenzo che sta andando sempre più avanti ed è sempre per noi un enorme piacere stare con lui sul palco. Avete regalato questa serata alla città di Ragusa? Sì, hai detto bene. Abbiamo proprio voluto regalare a tutto il pubblico che ci ha seguito in estate un concerto sulla falsa riga, ma con nuove emozioni, con nuovi pezzi, nuove sensazioni. Per me è un onore e un piacere lavorare con grandissimi artisti come il maestro Peppe e i grandi nomi che ci saranno stasera. Ovviamente l'evento non finirà stasera, ci saranno degli appuntamenti oltre. Sì, forse stasera stesso, no, domani, penseremo già alle prossime date. Partiremo dal 5 novembre per gli Stati Uniti, faremo un po' di date là, quindi abbiamo tanto lavoro da fare. Un grande concerto al Teatro Tenda, ma poi ci saranno una serie di eventi a livello internazionale. Si inizia con la tappa di New York. Sì, andremo a New York nei primi giorni di novembre, nella prima decade. Ci attende un doppio appuntamento a New York e a Filadelfia, ospiti di amici nostri della comunità siciliana e italiana della Grande Mela e della grande metropoli americana di Filadelfia. Inizia un nuovo percorso che vedrà probabilmente nei prossimi mesi, nel 2015, una serie di esibizioni non più solo di Lorenzo e del maestro Peppe Arezzo, ma dell'intera band e di una serie di altri artisti che gravitano attorno agli eventi che promuove la nostra organizzazione, senza preclusione alcuna, perché siamo aperti a promuovere qualunque espressione artistica del nostro territorio, così come peraltro mi si è consentito l'inciso, avvenuto già la sera della vigilia del premio Ragusani nel mondo di quest'anno, nella grande anteprima giovani che ha visto per la prima volta esibirsi sul palcoscenico di Piazza Libertà una serie incredibile di talenti blei del canto, della musica, della danza, della recitazione, dimostrando che il nostro territorio sa esprimere non solo i casi più fortunati che sono andati alla celebrità televisiva, ma tantissimi altri talenti, devo dire non meno meritevole, anzi probabilmente in qualche caso anche di più, e che debbono essere promossi. La nostra associazione è molto attenta a promuovere, a valorizzare questi artisti, e noi ci spendiamo tanto, non solo per far conoscere alcune storie importanti in capo a D-Blay di tutto il mondo, ma anche per valorizzare le nostre risorse locali. Oh,
In campo la ragusanità, una formazione di basket femminile che disputa il campionato di Serie B formata prevalentemente da atlete ragusane, e il progetto Ad Maiora voluto dal coach Aldo Leggio. Sì, esatto, il nuovo progetto è nato 4 anni fa e stiamo cercando di portarlo avanti. Chiaramente le nostre preferenze sono assolutamente il settore giovanile. Quest'anno per la prima volta ci affacciamo al mondo dei campionati senior. Infatti disputeremo il campionato unico, che è l'unione della Serie C con la Serie B, un campionato regionale direi abbastanza impegnativo soprattutto per le nostre giovani atlete. Sì, la prima squadra è composta per una parte di ex giocatrici, quindi ragazze un pochettino più grandi che hanno un'esperienza alle spalle, e la maggior parte delle altre atlete invece sono giovanissime, quindi atlete nate nel 2000-2001, per cui parliamo di ragazzine di 14-13 anni. Il progetto, ecco, mira assolutamente al miglioramento delle ragazze giovani provenienti dal settore giovanile, dal nostro settore giovanile, con il connubio con le grandi. Chiaramente per noi è molto utile perché le piccole possono fare esperienza, possono confrontarsi giornalmente con atlete più esperienti. Sì, devo dire che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo il movimento cestistico anche in ambito femminile, dopo un periodo parecchi anni fa in cui era soprattutto il maschile che dava i migliori risultati dal punto di vista sportivo, diciamo, di campionati. È sicuramente un bel tassello anche per la città, per comunque una promozione dello sport, quindi poter coinvolgere i ragazzi, le famiglie, quindi avere più realtà cittadine che promuovono lo sport in generale, in questo caso la pallacanestro, non può che farci piacere. Comunque l'obiettivo fondamentale è la promozione dello sport dei ragazzi, perché ha tanti aspetti positivi, dall'aspetto chiaramente fisico di salute all'aspetto prettamente mentale, di carattere, caratteriale. Nella crescita dei ragazzi è fondamentale, quindi comunque saluto con piacere, con soddisfazione anche il fatto che la città di Ragusa continua ad esprimere realtà nuove che lavorano bene con i ragazzi. Sicuramente una bella esperienza per il basket ragusano, costituita prevalentemente da ragazze di Ragusa. Sì, diciamo che la cosa che ci ha colpito di questa società è stato proprio il fatto che è fatta da ragusani che vogliono credere nei ragusani. Noi ci abbiamo tenuto a essere lo sponsor ufficiale perché anche il nostro progetto Alemasat è stato progettato e costruito qui a Ragusa. Mio marito si è occupato della parte tecnica ed è quello che può in effetti spiegarvi in breve di che cosa si tratta. Sì, effettivamente Alemasat è un sistema di geolocalizzazione avanzata per le flotte, ideato e progettato completamente a Ragusa, e quindi, dato che è un primo progetto italiano completamente sviluppato a Ragusa, abbiamo sposato perfettamente questa cosa, che è fatta di soli ragusani, esclusivamente a Ragusa.